Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. La partita di oggi è tra Italia e Francia. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi sperando di assistere ad un grande incontro. E ora tutti in piedi per l'inno delle nazionali che si affrontano in questa partita. Della grafica, andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. E si comincia. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Uno da tenere d'occhio sarà Payet. Il ruolo che interpreta meglio è quello di trequartista ed è un mago del dribbling. Ogni volta che la sua squadra attacca, riesce sempre a mettersi nelle migliori condizioni per ricevere palle e andare a rete. Buon giocatore, non c'è dubbio. Prova il filtrante. Cerca spazio. Riesce ad intercettare. Parolo. Candreva. Florenzi. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Florenzi. Va a cercare il secondo palo. Prova di testa. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Avrebbe dovuto davvero segnare l'1-0. Aveva l'opportunità per far iniziare alla grande la sua squadra. Rami. Sagna. Griezmann. Prova il filtrante. Ecco il filtrante. Matuidi. Gioca una palla lunga. Prova la giocata nello spazio. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Vuole il lancio filtrante. C'è fallo. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. De Rossi. Bonucci. Vuole la profondità. Payet e passa, cerca il passaggio profondo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Barzagli, Bonucci, Parolo, Florenzi, De Rossi,
cerca spazio e trova bene il compagno. Palla intercettata. Ottimo disimpegno, fondamentale. Giroud. Provano a ripartire da dietro. Pelle schiaccia il piede sull'acceleratore. La Francia se la cava anche con un pizzico di fortuna. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Nessun gol finora. Prova il filtrante. Palla in profondità sulla fascia. Darmian. Candreva. De Rossi. Cerca lo spunto. Effettua un cross dalla tre quarti. Matuidi. Ecco il tiro. Palla veramente fuori di un soffio. Parolo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Hanno provato a farsi avanti con un'azione prolungata, restano però a mani vuote. Matuidi. Pelle. Rami. Ha fatto buona guardia. Koscielny. Ottimo il fraseggio. La mette sulla sinistra. E trova il compagno. Giroud. Azione fallosa, nessun dubbio. Florenzi. De Rossi. Prova la giocata nello spazio. Arriva il cross di De Rossi. Pelle! E c'è il gol dell'Italia! Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. L'Italia segna il gol che sblocca la gara. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Parolo. Chiellini. Cerca spazio. La mette in profondità per il compagno. Tentativo verso la porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Lì è stato bravissimo. Questa è una grande parata. E il primo tempo finisce qui. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. L'Italia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Evra. È davvero una bella serie di passaggi questa. Payet. Pallone alto nello spazio. Barzagli. Florenzi. Matuidi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ottima progressione, palla al piede. Si avvicina alla porta. Griezmann. Giroud. Prova la giocata nello spazio. C'è la palla lunga, in avanti. Griezmann. C'è Giroud. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Il portiere la calcia lontano.
L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Passaggio in avanti. Koscielny. Matuidi. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Bella palla ad allargare il gioco. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Pellè non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Evra la mette in mezzo. Giroud. De Rossi. Palla allontanata senza troppi complimenti. Chiellini. Senza dubbio gli avversari gli stanno riservando un trattamento speciale oggi. Adesso aumentano la pressione su di lui, non vogliono che segni ancora. Da questo momento in poi lo marcheranno in maniera asfissiante. Giroud. Prova Matuidi. Buon lancio. Griezmann. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Barzagli. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Matuidi. Bel pallone. Baye. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Giroud. La mette in avanti. La Francia ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Giroud. Prova il filtrante. Fallo, calcio di punizione. Attenzione alle scintille, calma ragazzi, bisogna stare tutti calmi. Payet. Non mi aspettavo che calciasse da così lontano, ci è mancato davvero poco. Ottima pressione la sua, palla recuperata, vuole la profondità. Giroud, perfetta la parata. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Soltanto rimessa laterale qui. Bonucci. L'Italia deve resistere ancora qualche istante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova il filtrante. Parolo, si divincola, ecco. Finisce così, non c'è più tempo. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti.